I tre giorni di oscurità 4 di Monique Mathieu, traduzione Marina. Le domanda: i tre giorni di oscurità avranno luogo quando entreremo nella quarta dimensione o quando entreremo nella quinta? I tre giorni di oscurità avranno luogo quasi alla fine della quarta dimensione, quando gli esseri saranno immersi in un'altra coscienza di se stessi, della vita, quando avranno acquisito gran parte di certe capacità. Non saranno ancora completamente telepatici o chiaroveggenti, non avranno ancora completamente la capacità di vedere gli altri piani, ma avranno una sensibilità, una sensazione molto più alta di quella che hanno ora. I tre giorni di buio dipenderanno dagli uomini della Terra, saranno funzione dell'oscurantismo e dell'ignoranza di certi esseri umani. Ho l'impressione, anche se non me lo dicono chiaramente, che saranno forse gli uomini della Terra a creare questi tre giorni di notte, con la loro ignoranza e la loro terribile sete di potere. Mi dicono: comunque, quando sarete alla fine di questo ciclo di transizione, percepirete ciò che non potete ancora immaginare di percepire. Il vostro corpo avrà perso quasi il 50% della sua densità, che non si rivelerà necessariamente con una bilancia, perché non è una questione di peso. La vostra frequenza vibratoria sarà 50 volte più alta, anche se questo numero non significa molto, perché il tasso vibratorio dell'umanità è in costante aumento. Prima di tutto questo, subirete grandi shock, shock meravigliosi per alcuni, terrificanti per altri. Saremo costretti a svegliare l'umanità. Se non lo facciamo all'improvviso, faranno cose così stupide che non saremo in grado di tollerare. Certi leader, certi scienziati, che qualificheremmo come malati di mente, non avranno più il diritto di manipolare impunemente non solo le energie del pianeta, le vibrazioni, il clima e molte altre cose, ma anche, più pericoloso di tutto, la coscienza degli esseri umani. Voce Marina. E con questo si conclude la serie di quattro video di Monique Mathieu sui tre giorni di buio.